cominciamo dal numero zero. Ora ovviamente non farò la via crucis per tutto, però il numero zero della rivista è quello che ha visto nascere l'idea. Ora, giusto per andare in controtendenza, quello che mi interessava era riuscire a fare una copertina che non contenesse immagini che non fossero altro che la scritta, il titolo, la testata o come vogliamo chiamarla. Morgana è tante cose, è una località geografica, ma è soprattutto un effetto visivo che è quello del miraggio. E quindi l'ideuzza del ribaltamento che è stato sfruttato nelle locandine più che nei primi numeri della rivista è stata la guida per realizzare le locandine. Poi per entrare nel formato era necessario aggiungere il numero di volta in volta con il titolo, quindi una realizzazione molto semplice. Però la cosa che mi interessava appunto era dare l'idea visiva dell'effetto fatta Morgana usando solamente i caratteri tipografici. Questo lo vedete in tutte le locandine fino al numero 10. Il numero 10 fa eccezione perché abbiamo deciso, prima a Roberto, ogni 10 numeri di fare un numero speciale, quindi la copertina doveva avere una variante. Nel caso del numero 10, che è quello che vedete lì da solo, ho preferito scegliere, visto anche il soggetto che era quello del sacro, ho preferito scegliere la copertina più bianca, più ariosa, più leggera possibile, che mantiene la stessa struttura però qualche tono più in basso, e la scritta Morgana superiore realizzata solamente con un cuorino. Con la stessa idea potete vedere nella bacheca laggiù le copertine aperte, quindi anche con le bandelle, del numero 20 e del futuro numero 30. Anche queste fanno eccezione, nel senso che spezzano questa sobrietà, diciamo così, della copertina, che ha come variante solamente il colore del numero. Anche il 20 e il 30, vi dicevo, fanno eccezione perché sono coloratissimi, c'è l'immagine, eccetera, giusto per creare quella sorta di novità o di inatteso che spezza la serie delle copertine. Le tre che vedete laggiù invece, in fondo, sono le pagine, così come sono tagliate nell'originale della rivista, ingrandite le pagine delle sezioni, focus, rifrazioni e incidenze. Anche in questo caso l'idea del cinema, quindi della messa a fuoco, è sfruttata per giocare con il solo carattere tipografico. Focus ha 1, 2, 3, 4, 5 messe a fuoco diverse, la spaziatura più larga perché potesse avere la stessa giustezza come riga tipografica e quindi avere lo stesso ingombro. Rifrazioni è spezzettata non solo perché divisa in due con una diversa messa a fuoco, ma anche spezzettata come posizione topografica all'interno della pagina. Incidenza invece riprende l'idea della locandina con il ribaltamento speculare e l'effetto Fata Morgana, quindi quanto di più semplice. Queste tre invece sono le locandine della prima rassegna legata a Morgana. Per ogni rassegna io ho scelto solamente un formato, nel senso che di questa rassegna esiste anche un banner, esiste anche un totem, ma ho preferito scegliere questa sorta di trittico che mi pare racconti l'immagine senza dilungarsi troppo in varianti che sono problemi più organizzativi che altro. In questo caso quello che mi interessava era il linguaggio cinematografico, quindi ho rubato l'idea del linguaggio tipografico e quindi verbale, trasformandolo con l'inserimento dell'occhio al posto dei punti, trasformandolo in linguaggio tra virgolette visivo per richiamo. Anche questo in un certo senso riprende l'idea generale di Morgana, di un'estrema sobrietà del colore, eccetera eccetera.
vedete che ogni locandina che occupa racconta e comunica un momento diverso della rassegna, ha questa variante che è l'uso di un diverso segno di interpunzione che al posto del punto è, ha l'occhio, che se può interessare a qualcuno è preso dal metronomo di Man Ray, quindi giusto per fare, perché dovendo scegliere un occhio ho preferito citare in qualche modo un autore che mi è simpatico. La copertina invece di Trasparenza, che è uno dei primi, forse il primo seminario di Morgana, pur mantenendo lo stesso carattere tipografico e la stessa invenzione, gioca sulla, sul titolo stesso della rassegna. E quindi l'immagine è leggermente sfalsata, che crea una trasparenza che in sovrapposizione costruisce altri colori, e poi la, il titolo vero e proprio, che è Trasparenza, che è in magenta. Avrebbero dovuto essere dei colori primari, nel senso il giallo primario, il magenta e il ciano, che sono i colori della stampa. Il ciano ha dovuto schiarire, perché se no non avrebbe fatto leggere le trasparenze. Però l'idea è quella: usare i colori del linguaggio tipografico e la lingua di Morgana, coniugare in qualche modo. Le ultime cose sono in fondo a destra, l'ultimo che vedete, altro non è che lo sviluppo del primo pieghevole pubblicitario fatto per Morgana. Infatti si ferma al numero 10, è bilingue, perché Morgana ha questa vocazione internazionale per i soggetti che ospita a scrivere, anche per questa proiezione verso un mondo anche anglofono. Altro non è che il fronte e il retro di una pieghevole aperto, che però funziona anche come pannello indicativo, non mi pare gli manchi nulla, sembra fatto apposta. Le ultime cose invece sono il logo per i 10 anni, che è molto semplice, è un gioco di incastri, la disposizione con il piede in basso a destra crea una sorta di gerarchia di lettura, per cui non c'è rischio di confusione. La cosa importante è Fata Morgana, 10 anni, e in seconda battuta le due date. Con lo stesso sistema e con gli stessi colori è giocato il manifesto dei 10 anni. In questo caso funziona un po' come un gioco di carte giapponese, la tessitura di Morgana è ripetuta e crea, diventa una sorta di pattern che viene ripetuto nello spazio con dei vuoti, per un motivo molto semplice, non tanto per spezzare ma quanto perché, siccome le uscite sono in realtà 31 dal numero 0 al numero 30, ogni immagine corrisponde a, simbolicamente ad una uscita. Gli spazi vuoti sono, diciamo così, riempiti dalle informazioni minime, e per questo ringrazio Roberto che mi ha dato via carta bianca, nel senso, sì, scrivi il minimo indispensabile, stare a mettere, che permettono un gioco più efficace, magari anche fin troppo criptico, però funziona di più. Gli spazi vuoti sono occupati, a parte questo c'è il nome, ma non sapevo che scriverci, cioè ci sono i 10 anni, 2006-2016, e il 30, che è l'ultimo che fa riferimento a questo, che è l'unico che non porta un numero. Anche in questo caso la base è un fondo giallo che permette una lettura, giallo carico, che permette una lettura ottimale sia con lettere più scure, sia con lettere più chiare. Il nero è presente solamente nel numero 30 e in Morgana per creare una sorta di associazione, e il rosso è riservato solamente ai numeri. Quindi rispetto a un'immagine unitaria, forte, come si dice, iconica, che è quella delle locandine, della copertina di Morgana, soprattutto con questo, con questa sorta di restyling minimo che è stato fatto per gli ultimi due numeri, o meglio i penultimi due numeri, perché il prossimo sarà il 30, in questo caso si è scelta un'immagine più spezzettata, più frammentaria, che anziché essere colta con un solo sguardo ha bisogno di essere in qualche modo percorsa, come se
fossero una serie di tasselli, come di fatto è la storia di Morgana. Vi ringrazio, non vi devo dire di più, siete meravigliosi. Aspetta Bruno, perché volevo dire una cosa sul lavoro oramai decennale che Bruno ha fatto con Fata Morgana fin dall'inizio. Insomma, è stato anche dai riscontri che ho avuto in Italia e all'estero uno dei motivi di apprezzamento della rivista, al di là dei contenuti sui quali poi interverremo brevemente, dirò qualcosa dopo, prima del taglio della torta, però uno dei grandi motivi di apprezzamento è stata questa grafica iconoclasta, io aggiungerei, oltre a tutti gli altri elementi che ha evidenziato. Quindi ti ringrazio per il lavoro paziente che in questi 10 anni insieme ad altri hai fatto sostenendo la rivista in tutti i modi. Grazie. Ti ringrazio. L'editore a cui dobbiamo, diciamo, il fatto che Fata Morgana esista, perché è una rivista sostenuta interamente da Pellegrini, per l'occasione ha portato qui tutti i nomi della rivista facendo una promozione eccezionale. Chi è interessato li può prendere. Aperitivo. Fatta? Perfetto, sì. Ma ora in quantità tagliata. Allora, prima del taglio della torta, brevemente due parole per raccontare ciò che è stata la rivista in questi 10 anni. Molti di voi forse la conosceranno, l'avete letta, l'avete sfogliata, l'avete in qualche modo annusata in questo decennio. È stato un progetto, direi, per molti versi folle, fatto insieme originariamente a un gruppo di docenti del DAMS e di collaboratori del DAMS che hanno creduto e pensato che era il momento di fare una rivista di cinema. E come tutte le cose, le idee non sono fin dall'inizio chiare. C'è un desiderio, un sentimento, un'intuizione su come qualcosa va fatto, uno scambio di idee che ha circolato per diverse settimane e poi siamo partiti. Abbiamo deciso di fare una rivista a carattere totalmente monografico, di scegliere dei concetti che hanno contrassegnato la discussione teorica e culturale in questi anni, di conversare con grandi studiosi e grandi artisti, di aprirla a diverse, come dire, generazioni di studiosi di cinema e non di cinema in Italia. E in qualche modo la rivista, come dire, ci ha sopravanzato, va un po' da sola, è diventata, diciamo, un progetto che ci sovrasta da tutte le parti e che ci conduce e ci guida. Questo era inimmaginabile 10 anni fa, ma per fare questo c'è un lavoro quotidiano per una rivista che è il quadrimestrale, che coinvolge, ho detto prima, non solo docenti del nostro DAMS, che ha coinvolto, perché in 10 anni c'è stato anche un avvicendamento di redattori, di segretari di redazione. Questo progetto ha coinvolto docenti, dicevo, ma anche dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti, all'inizio anche, ma anche adesso, studenti di magistrale. È stato appunto un progetto collettivo che è stato anche per molti versi formazione per diverse ragioni e per tutte le persone coinvolte, a partire da me. È stato un grande decennio e credo che i contrassegni di questo si siano visti. La vitalità, il gesto di Fata Morgana ritengo che sia ancora vivo, le energie che questa serata
ha mostrato, continuano a circolare. Io mi auguro appunto di poter festeggiare la rivista anche tra 10 anni, però qui volevo chiamare intorno a me tutte le persone senza le quali questa rivista non sarebbe stata quella che è stata, eh? Questo bisogna dirlo chiaramente. Io li cito uno ad uno in ordine alfabetico, qualcuno mi scuserà se magari non l'ordine non sarà fino in fondo rispettato, però parto dai docenti che hanno partecipato fin dall'inizio alla rivista. Chiamo Alessandro Canadè, che è il caporedattore della rivista, viene Alessandro, e senza il cui impegno veramente quotidiano insomma questa rivista non sarebbe quello che è, la sua attenzione, la sua cura, la sua capacità di interagire con i collaboratori interni e esterni all'Unical, senza il suo lavoro attento e accurato Fata Morgana non sarebbe quello che è. Chiamo Daniele Dottorini vicino a me. Daniele è stato e ha portato in Fata Morgana un'esperienza acquisita anche in altre riviste in cui ha collaborato precedentemente. Daniele è stato un motore dell'attività della rivista in questo decennio, sia nel momento redazionale e di discussione dei temi, sia nella preparazione degli schemi che ogni numero presenta. L'ha fatto sempre con grande attenzione, intelligenza, sapendo cogliere anche tutti gli aspetti che il tema suggeriva, sia in molte delle conversazioni che Fata Morgana ha fatto appunto in questi 31 numeri. Sono assenti oggi per ragioni familiari, ma che ricordiamo senz'altro. Mi limito ai docenti, ai redattori che stanno all'Unica, se no sarebbe un elenco infinito. Bruno Roberti, che salutiamo, per ragioni familiari non è potuto essere qui. Chiamo e passiamo diciamo una new entry tra i docenti, la segnalo immediatamente, arrivavo da poco all'Unica, ma insomma ha seguito anche le fasi di internazionalizzazione della rivista, ed è Francesco Cerauro, che pur essendo arrivato da non molto nella rivista, comunque ha contribuito e ha diciamo iscritto nel lavoro collegiale della redazione un'energia importante. Adesso passiamo Marcello Walter Bruno, lo dicevo che qualcuno me l'avrebbe dovuto suggerire, mi scuso Marcello, forse perché il tuo essere non soltanto un docente unica ma una figura centrale nella vita anche di Cosenza. Marcello è stato fin dall'inizio presente con una, direi soprattutto una diciamo disponibilità di idee nelle diverse redazioni. Di presentatore, però volevo ricordare soprattutto il tuo contributo in termini di idee nelle diverse riunioni settimanali che qui facciamo. Quindi grazie anche a Marcello. Io passerei al livello successivo e non posso che chiamare per prima diciamo Loredana Cilberto, che fin dalla fondazione della rivista, fare un applauso a Loredana. Perché fin dall'inizio della rivista, dal primo numero, quando ancora non sapevamo bene che cosa potesse essere questa rivista, il numero zero, mi ricordo che ho condiviso con Marcello, che mi aveva suggerito il nome di Loredana, che poi io ero stato moderatore, ma me l'ho dimenticato. Ma io infatti ho detto di presentatore, perché quello esatto. L'ho fatto io, e questa persona. E insomma, 10 anni fa è cominciata un'avventura che Loredana in questo decennio ha seguito costantemente come responsabile della segreteria di direzione, ma poi con tanti altri ruoli che ha ricoperto, con la crescita della rivista, con i festival, le iniziative culturali, le attività del DAMS, del CAMS e più in generale dell'Ateneo. Quindi ringrazio Loredana. Adesso diciamo chiamo una alla volta in ordine un po' Bruno La Vergata, l'abbiamo talmente tanto introdotto nella prima parte che dire che Fata Morgana non sarebbe quella che è senza Bruno La Vergata, ma l'abbiamo visto già all'inizio
lui vuole spiegare l'immagine della tappa. No, senza, diciamo, anche la sua scrupolosità e la cura e l'attenzione per il dettaglio che condividiamo, Fabio Morgana secondo me non sarebbe stata quello che è. Adesso io chiamo, diciamo, l'ordine alfabetico, insomma, più o meno, li vedo un po' in ordine anche, diciamo, di anzianità di collaborazione. La prima è Simona Busni, viene Simona, che oramai sono diversi anni, io direi forse dall'inizio, ecco. Non mi ricordavo, già dal ruolo di studentessa di laurea magistrale, ancora dovevamo partire anche il nostro dottorato. Simona ha partecipato sempre con costanza a tutte le attività della rivista, quindi grazie Simona. Poi adesso, però io, insomma, adesso mi chiamo per... No, ma loro non vogliono essere fotografate. No. Non posso. Caterina Martino, vieni adesso, no, guido no, una no, volta. Vieni qua. Caterina pure, diciamo, da dottoranda, dottoressa di ricerca, ha partecipato, facciamo la ripresa della fotografare con, sempre con attenzione, con scrupolo, seguendo anche la parte diciamo sulla comunicazione informatica, telematica, i siti della rivista. E poi una volta Raffaello Alberti, vieni Raffaello, anche lui il dottore di ricerca, ormai ha sempre lavorato con continuità e con scrupolo all'attività editoriale della rivista. Patrizia Fantozzi, dottoranda, vieni. Giovanni Festa, qua davanti. E poi le due, I know, le due studentesse, per favore. Valentina Lo Giudice e Angela Russo, New entry, nostre dottorande, le mascotte. Concludo la presentazione con Nausica Tucci, che è una new entry per quanto riguarda, diciamo, il dottorato quest'anno, ma ha lavorato fin dalla magistrale a tutte le attività promosse dalla rivista e promosse dal caso, ed è entrata con grande slancio, grande iniziativa e grande intraprendenza in tutte le attività che la rivista sta facendo, e di questo la ringrazio di cuore. Non vedo, però due persone devo, Gianfranco Donatio adesso che sta alla videocamera, quindi dai, sarà la vicina con la videocamera, così mi prenderà un auto riprende. Gianfranco, aspetta, ma Fabio Vincenzi, che poi insomma è anche di molte delle attività, non c'entro niente. Devo ricordare Alessandra Fucilla, che per 10 anni ha gestito il nostro sito, subendo molte volte anche la pressione, l'insistenza, in qualche modo come redazione, come direttore, come eravamo redattore, abbiamo fatto, perché poi aggiorniamo frequentemente e tempestivamente il sito. La ringrazio, non c'è più Alessandro, ma qualcuno gli riporterà. E un ultimo ringraziamento va alla nuova designer del sito, che non è qui presente, ma che è stata, che è anche redattrice, Deborah De Rosa, che ha fatto il nuovo sito che tutti potete consultare, e che ringrazio per la sua partecipazione, per il suo lavoro, e anche, insomma, per tenere botta alla nostra insistenza e alla nostra pressione. Insomma, non so se ho dimenticato qualcuno. L'avevo ringraziato prima, Pellegrini editore, senza il quale, quindi Walter Pellegrini in persona, senza il quale Fabio Morgana non ci sarebbe, perché è una rivista sostenuta dall'editore, totalmente dall'editore, è una rarità
nel panorama dell'Iste e accademico italiano, e di questo naturalmente lo ringraziamo, ma lo ringraziamo anche per aver condiviso sempre anche tutti i progetti innovativi della rivista, perché numeri speciali, volumi che in qualche modo hanno accompagnato, no? Un volume recentissimo ha raccolto le conversazioni di Fata Morgana in lingua inglese per aprirsi al mercato anglosassone, come non possiamo non ricordare che un volume di conversazione è stato tradotto in argentina e spagnolo, dunque si è costruito anche la rivista è stata capace di costruirsi anche un interesse e una attenzione internazionale. Quindi sì, io mi ero limitato, diciamo, a quelli unica, però siccome è stata qui all'unica per diversi anni, ci tengo a ricordare anche il lavoro che ha fatto e fa a distanza Alessia Cervini, che adesso insegna a Messina, ma ha insegnato anche qui e che, a cui siamo tutti grati per il lavoro costante che fa anche da fuori. Ringrazio tutti, e tagliamo la torta e auguriamo...